Galatone, e quindi è con orgoglio che questa sera faremo l'inaugurazione. Con la nostra associazione abbiamo realizzato 8 corsi nell'arco dell'anno. Qui a Galatone la maggior parte dei corsi sono stati fatti qui a Galatone, e qui stasera riapre per tutto il periodo natalizio la mostra concorso La magia del presepe. Questa mostra è stata realizzata dall'Associazione Presepisti del Salento in collaborazione con la Proloco. Ringrazio il presidente per il sostegno pratico, e anche tutti i soci, perché ci hanno concesso la loro sede, quindi anche tutti i soci che vengono a passare qui del tempo avranno uno spazio più ridotto, però insomma ringraziamo tutti. Il patrocinio della città di Galatone, ringrazio l'amministrazione, il sindaco, l'assessore e anche il consigliere Vinci per il supporto che ci hanno dato. La mostra ha anche il patrocinio della provincia di Lecce, della presidenza del consiglio della regione Puglia e anche dell'AIAP, l'associazione italiana Amici del Presepe. Collaboriamo anche quest'anno con l'associazione di Don Gianni Mattia Cuore e Mani Aperte, perché la mostra ha anche uno scopo benefico, facciamo anche del volontariato. In mostra ci sono più di 20 opere di artisti provenienti da tutta la Puglia, dalla provincia di Bari, Brindisi, Taranto e anche tanti salentini. Quindi diciamo, è per me davvero un grande piacere poter ospitare qui a Galatone tante opere davvero molto, molto belle. Ricordo soltanto che anche i visitatori possono esprimere, se vogliono, un giudizio sulle opere. Acquistando un bigliettino al costo di 2 euro possono partecipare, selezionando l'opera che gli piace di più. Con questo bigliettino si può vincere un presepe messo in palio da un artista locale del valore di 500 euro, quindi anche un presepe importante. E con questo ricavato daremo in beneficenza parte del ricavato all'associazione di Don Gianni, e il fortunato vincerà anche il presepe messo in palio. Adesso passo la parola brevemente al presidente, vuole dire due parole della Proloco. Sì, io ringrazio Dario, noi siamo stati contenti di partecipare e collaborare per la realizzazione di questa seconda mostra concorso del presepe, che riprende la tradizione dei presepi come la centenaria tradizione. Noi come Proloco, custodi delle tradizioni, non potevamo sottrarci a questa responsabilità. È una bella iniziativa nel cuore del borgo nostro di Galatone, nel salone della manifestazione di Galatone a Natale. Niente, io invito tutti i cittadini a partecipare, a venire a visitare tutte queste belle opere d'arte davvero di grande valore di tutti gli artisti provenienti da tutta la Puglia. Io ti ringrazio ancora per la collaborazione, la Proloco sarà sempre a tua disposizione. Grazie ancora. Al sindaco per un saluto. Sono brevissimo perché Don Agostino ha i giusti impegni, no? Però qualche parola per questa occasione che ci riempie sempre di emozione, no? Ormai questo è un altro anno, questa esperienza che continua grazie all'associazione Presepisti, a Dario che ormai ci dona, nonostante tanto impegno e tanto sacrificio, comunque ci dona comunque tanti corsi nella nostra città per tutti gli appassionati o per chi vuole avvicinarsi a questa bellissima arte. E quella di oggi è l'inaugurazione di una nuova mostra in questo spazio della Proloco, proprio in questa piazza ormai quasi alla fine della sua rigenerazione, di fronte al nostro santuario, in modo che in questo periodo del Natale possano comunque, no, i visitatori venire a visitare tutte queste opere d'arte dei vari artisti salentini. Il presepe è il simbolo più autentico, no, del Natale. Stamattina Don Giuseppe Venneri, no, che leggevo, no, molte volte, no, vediamo polemiche su addobbi, non addobbi, babbi natali, elfi, schiaccianoci o quant'altro, ma ci dimentichiamo che l'essenza vera del Natale, quello che dobbiamo tramandare ai nostri figli, ai nostri nipoti, è il presepe. E noi ormai
da 4 anni abbiamo voluto donare anche una natività insieme alla Prologo nella piazza della città, un presepe che grazie alla Prologo, grazie agli amici, viene ogni anno portato in piazza, perché insieme all'albero sono dei simboli del Natale. E poi con Don Agostino ogni veglia di Natale lo benediciamo e portiamo anche Gesù Bambino alla Natività. Sono segni autentici, allora dobbiamo continuare a incentivare quest'arte e soprattutto a tramandare i nostri piccoli. Dobbiamo essere custodi di queste tradizioni. Allora davvero Dario, grazie, noi saremo sempre al tuo fianco. Ringrazio gli amministratori presenti, il consigliere Vinci che per impegni personali non è qui, però so con quanta dedizione ti è stato accanto, e continueremo a starti accanto per le tue valide iniziative. Grazie ancora. Dell'importanza del presepe nella storia nostra, cultura cristiana. Noi diciamo il presepe perché possa veramente non soltanto avere questa curiosità nel scegliere anche il bel presepe, ma soprattutto che possa rimanere emozioni, diceva il sindaco, ma sentimenti, anche segni particolari, che Cristo veramente possa nascere in noi, ma in tutte quante le nostre famiglie. Preghiamo. Benedetto sei tuo Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale di tutti i tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza, il tuo amore, e fa che, manifestando questi segni di fede e devozione, come questi presepi che vengono esposti alla mostra visita di tanti, tanti devoti, possiamo impegnarci a conformarci all'immagine del Figlio tuo Gesù Cristo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio, che in Cristo ha rivelato la sua gloria, possa benedire questi presepi e possiate contemplarli per sentire il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Amen. Vieni qua, tagliamo, vai. Vieni questa.